In questo video parleremo della scelta di tipo di posto e delle preferenze che il docente potrà scegliere per fare la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado. Andiamo a vedere come si sceglie la tipologia di posto e come si scegliono le preferenze. Andiamo su Inserisci. Inseriamo appunto, entriamo nella pagina dove possiamo compilare le sezioni della domanda e tra le varie sezioni che abbiamo anche già visto tipo anzianità del servizio, esigenze di famiglia, titoli generali e precedenze ci sarà proprio la eh, scelta di tipo di posto. Il docente potrà scegliere fra due tipologie di posto. Qui al punto 36 potrà scegliere il posto normale oppure il posto di sostegno solo e solo se il docente è specializzato sul sostegno. Se il docente ha la specializzazione sul sostegno eh, potrà anche scegliere la tipologia di posto sostegno. Chiaramente, eh, se è titolare di sostegno dovrà rispondere no alla domanda eh, se il docente è titolare sul posto di sostegno ed è, se è soggetto al vincolo quinquennale, perché per poter richiedere il posto normale, il docente deve essere svincolato. Dunque, se risponde che non è soggetto al vincolo quinquennale dunque risponde no, potrà tranquillamente fare la domanda per il posto normale e scegliere se dare precedenza al posto normale o al posto sostegno. Se si mette uno sul posto normale si dà la precedenza al trasferimento sul posto normale, se si mette due al posto di sostegno, in subordine alla disponibilità dei posti normali, la macchina andrà a cercare il i posti di sostegno una volta eh, fatta la scelta della tipologia del posto il docente può tranquillamente andare a scegliere le preferenze le preferenze da inserire al sistema sono un massimo di 15 potrebbero anche essere 15 province tutte diverse dunque si potrebbero aggiungere le province ma si potrebbe aggiungere anche un codice puntuale di una scuola Oppure il codice sintetico del comune oppure il codice sintetico del distretto. Ricordiamo che aggiungere una scuola significa, se soddisfatti in tale scuola, rimanere vincolati per tre anni. Come si fa ad aggiungere una scuola? Immaginiamo che il docente vuole trasferirsi su una scuola della provincia di Cosenza nella città di Cosenza, allora deve scegliere la regione. Per esempio la Calabria, come nell'esempio, la, la provincia di Cosenza e il comune di Cosenza. Una volta scelto questo, può eh, selezionare le scuole di tale provincia. Per esempio, potrebbe scegliere e di tale città. Per esempio, potrebbe scegliere il liceo scientifico Fermi di Cosenza che verrà subito inserito al sistema. Ecco, in questa scuola il sistema. Darà prima priorità ai posti normali perché nella scelta di tipo di posto si era scelto come precedenza il posto normale e in subordine il posto di sostegno. Dunque, se il docente verrà soddisfatto sul posto normale, il sistema si blocca e il trasferimento è dato in questa scuola sul posto normale. Se non ci fosse la disponibilità in subordine, il sistema andrebbe a guardare che cosa succede. Per il posto di sostegno, se c'è la disponibilità di un posto di sostegno, si può aggiungere come dicevo anche per esempio il comune, sempre riferito alla città, per esempio di Cosenza. Eh, si sceglie la provincia, poi si selezionano i comuni e si va a prendere il comune di Cosenza. Cosa fa il sistema in questo caso? Il sistema prima guarda, secondo il bollettino ufficiale dei trasferimenti eh, dei, delle cattedre della, eh, del comune di Cosenza, guarderà che cosa i posti normali. In verticale, cioè scorrerà tutte le scuole di Cosenza secondo l'ordine in cui sono messe nel bollettino ufficiale, e vedrà se può essere soddisfatto in tutte le scuole del comune di Cosenza. Il docente può avere il trasferimento su un posto normale. Se non dovesse esserci il trasferimento sul posto normale, perché in tutte le scuole della città di Cosenza non ci sono disponibilità di posti normali per il trasferimento, allora il subordine guarderà nello stesso modo come ha fatto per i posti normali se c'è disponibilità per i posti di sostegno. Stessa cosa potrebbe accadere se il docente scegliesse l'intera provincia di Cosenza, cioè andasse a scegliere l'intera provincia di Cosenza. Il sistema andrebbe secondo l'ordine in cui sono messe le scuole eh, nel bollettino della provincia, andrà a vedere prima i posti normali. Se soddisfatto, si fermerebbe, altrimenti andrebbe a scorrere con lo stesso ordine eh, del bollettino anche per i posti di sostegno. Eh, chiaramente la, le preferenze possono essere 15, non necessariamente devono essere della stessa provincia, possono essere scuole di più province, oppure comuni di più province, o anche di più regioni, province di tutta Italia, fino a un massimo di 15. E speriamo che questo video oh, sia stato utile ai nostri lettori. Seguiteci ancora sul nostro sito www.techinelascuola.it, sul nostro canale YouTube. Eh, faremo altri video sulla mobilità. Eh, un saluto a tutti i nostri lettori.